It's the weekend. Bentornati su Officina del Pilota. Oggi Subaru Impreza VRX STI del 2017. Il proprietario, mio carissimo amico, si chiama Lorenzo De Angelis, in arte LDA. Oltre a essere un attore e un cantante, è un grande appassionato di auto e oggi ci ha dato la possibilità di testare questa Impreza. Buona visione! Nel frattempo, da Officine Cubo, i miei meccanici preferiti, facciamo un bel tagliando alla STI. Andiamo Lollo, portiamolo a fare un giro. Accelera forte. Beh, direi diciamo di sì. Però dopo che ho speso oggi 100 euro di benzina, penso che farò tutte le prove. Basta. 20 euro di lavaggio ed è zozza come prima. Vabbè, ma le Subaru sono meglio zozze, no? Esatto. E infatti è più Subaru. Ma questo è perché giù di prima? Certo. So perché mi ispira un po' questo. Faccio così. Yeah, baby! Era solo per girarmi un attimo. Sì, sì, versione 1. Ci passo? Ma strappo la lettura. Sentila! Sì! Bella. Sembra quasi più un aspirato, è vero? Sembra aspirato perché bella. Tira molto in alto, te l'ho detto, rispetto a quella vecchia che c'avevo anch'io l'hatchback. C'ha più ragazzi, c'ha più... come ci avessi più giri. Poi le cambiate sono cortissime, rapidissime. Rapidissime. E la cosa bella della Subaru è proprio il cambio. Sai, si girano tutti quando passi con sta macchina, ho notato, tutti. Sì, tutti. Cioè, quelli sotto i 40 anni. Ma guarda che anche quelli sopra i 40 anni si girano lo stesso. Questa comunque ormai è una macchina che è rimasta nel concesso. Se tu ci pensi che questa macchina, ma adesso non questo modello, ci giocava Gran Turismo. Ma sì. Quindi questa Subaru ha anche i sedili posteriori, perché la mia non ce l'ha.
Madonna, non puoi capire quanto sono comodi. Cioè, io ci farei un viaggio qua dietro, sinceramente. Sì. C'è anche gli attacchi Isofix. So di gente che sta dietro durante i viaggi e si lamenta del rumore dello scarico, che si sente tanto. Non è gente affidabile, allora. No, infatti, di solito faccio scendere sull'autogrill. Sì, facciamo un viaggio di 500 km con quel sound nel cervello che ti perfora. Ti tappi? No, è uguale, non te lo senti, le sono basse frequenze. Cioè, questa è una macchina che se tu usi su una centralina intelligente consuma anche 12 al litro. Dipende come schiacci il pedale, ovviamente. La macchina comunque eroga 300 cavalli stock, quindi sì. Tra bollo e superbollo quanto ti costa? Allora, in totale, fra bollo e superbollo, io spendo sui 1.500 euro. Ok. E assicurazione? Assicurazione siamo sui 1.200 euro. La prima Subaru ce l'ho avuta verso i 25 anni, che era la 2006 STI. Ho avuto sempre Subaru, però sempre con lo stesso motore, perché sempre tutte 2005, la prima era 280 cavalli, la seconda che era la hatchback, quella tagliata dietro, 300, e poi questa qui che ha lo stesso motore ma ha delle cose tecniche migliori, fra cui le sospensioni. Poi dentro soprattutto la Subaru è cambiata tanto rispetto a quella vecchia, cioè quella vecchia sembrava una Tema del 96, che era tutta di plastica. Questa invece l'hanno migliorata molto, nel senso che dentro c'ha sedili in pelle, sedili riscaldati, navigatore, touchscreen, sensori, cioè l'hanno modernizzata molto. L'ho tradito il marchio per un po' di tempo, perché ho avuto un Abarth competizione, poi un ATT, ma c'è un detto: una volta che provi una Subaru STI non torni più indietro. Motore boxer, turbo, cioè comunque non c'hai tutti questi cavalli, però quell'erogazione e quella potenza che tu c'hai sulla Subaru STI non l'ho mai trovata in nessun'altra macchina. Ha una linea, ha un'aggressività proprio, mi piace proprio la macchina com'è, perché è uno status symbol, se ne vedono pochissime in giro, e devo dire che la figura che fai con una Subaru STI rispetto magari a tante altre macchine che costano magari molto di più, non ce n'è. Io la uso come una smart, cioè non è che io la Subaru la uso, la tengo in garage e la uso il weekend, io la uso tutti i giorni. Bella grave, bassa. C'è questo scarichetto che abbiamo messo che non è male. Qui c'hai i differenziali, ok? C'è la centralina intelligent e hai 150 cavalli. Ok. Sport 280, Sport Sharp 300 e ti cambia l'erogazione della turbina da qui. Vedi? Quando dai gas, vedi quella è la pressione della turbina. Cioè, arriva fino a 1.2. Elegante dentro, insomma, hanno fatta tutta di pelle, poi hai i sensori del parcheggio, telecamera, hai un impianto Harman Kardon dentro comunque che suona molto bene, musica anche molto civilizzata. Molto civilizzata. E poi c'hai anche i sedili riscaldati. È una macchina che hanno fatto molto comoda anche. Bello che grande. Però diciamo che io ci ho messo questo scarico un po' più aperto per sentirla un po' di più, che non mi bastava. Hai fatto bene. Eh sì. Poi vabbè, c'è il tettino pure, vedi. Sì, no, è proprio full option questa. Sì. L'unica cosa che manca su questa, Lorenzo, sono i cerchi oro. Sono d'accordo, però alla fine quando c'avevo la Subaru con i cerchi d'oro, tutti quanti mi davano del coatto antico. Ma che, però il suo colore, effettivamente con un cerchio nero sei un po' più elegante. Un po' più elegante. Ma è quella lettone dietro che è arrogante. Sì, ci da fare niente. Dal finestrino. Impressionante la lettone. C'è un bel sound pure la mini. Divertì, eh? Ora senti come viene su. Oh. Sì. Questa sul misto veloce in montagna diventi pazzo, la bellezza. Sì, sono d'accordo. Che roba. Ma dove sono le chiavi? Ecco, c'è la Fender. Ecco, questa è una delle grandi differenze. Fa, il produttore fa. Discografico di questo giovane ragazzo qui. Esatto. E poi però che è successo? Che un giorno venne in studio da me con la Subaru, con la Okai, esatto. E mi disse: senti, andiamo un attimo a prendere un caffè. Prima, seconda, terza, e la mia vita è finita lì. Ho deciso di aprire l'Officina del Pilota. Quindi se te l'ho rovinata. Se vi piace un po' questo mondo qua,
È tutto merito suo. Comunque devo dire che il tuo canale, oltre ad essere specifico, tecnico, è anche divertente. Ti faccio i complimenti. Grazie, ma è un po' perché, come dicono i nostri amici, è spontaneo, è alla mano. Alla mano. E infatti noi ci teniamo sempre per mano. No, quello no, anzi io adesso vado via dopo aver detto questa cosa. Lollo, prossimo step delle due Subaru, ovviamente inseriamo anche la mia e vediamo la seconda generazione versus l'ultima generazione, quali sono le differenze principali, come vanno le due auto. Secondo me possiamo fare un bel video. Diciamo che è un problema perché se c'è l'amante e stai in giro con questa macchina ti beccano 100%. Subito, paro paro. Sgamato, cioè, immediatamente. Sgamato. Ma io non ce l'ho, quindi... Per gli amanti delle Mitsubishi, ragazzi, lo so, questa è una diatriba che non finirà mai più. Però sappiate che a noi non ci cambia nulla, anzi ci piacciono le Mitsubishi tanto quanto le Subaru, per cui non, nessuna diatriba, sono due macchine, le dirette rivali, ma sono da paura tutte e due, quindi grazie. Avere l'opportunità di avere pure una bella Evo, non io sarebbe. Vorrei la Evo, la Subaru, la Skyline GTR, la M3, la M4, tutte. La Porsche, la Ferrari. Come sì. Facciamo però? No, bisogna lavorare ragazzi e realizzare tanto. I nostri sogni, quindi un po' il canale è anche un po' questo, dare la possibilità a tutti voi di sognare un po' le auto che non possiamo guidare. Poi anche di darvi la possibilità, e questo è importante, per questo vi dovete iscrivere a questo canale, di raccontarci le vostre storie, come io sto raccontando quelle di Lorenzo, tutte quelle che abbiamo raccontato precedentemente, e di lasciare spazio a voi con le vostre auto, perché a noi ci piace fare proprio questo mestiere qui. Voi ci raccontate le vostre storie e noi mettiamo sul canale la vostra auto, se è bella la facciamo diventare epica. Bene ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo episodio, mi raccomando non dimenticare di iscriverti su questo qui, lo vedi questo bottoncino che sta questo qui, lo devi cliccare e ti devi iscrivere al canale. Ciao, alla prossima. Ciao.